I pescecani disarmati mi guizzavano accanto come avessero lucchetti alla bocca. I Il fragore delle onde selvaggi falchi dell'oceano, marini il mostro passavano candido che coi prima becchi si in inabisse e balena. poi riemerge travolgendo scialuppe e balenieri, la rabbiosa, vendicativa passione del capitano Ahab che dà una Silenziose vita dalla caccia alla balena bianca. le È la prove di meravigliosa pieni e terribile volavano vicenda di lontano, Moby Dick, ma naturalmente, nella solo trasposizione molto in forma di lentamente concerto riuscivano per a voce guadagnarsi recitante e il strumenti, merito che ha e aperto perciò con grande cercavano successo la nuovissima rassegna Teatro e Musica, che ad opera di laboratori permanenti e amici della musica anima le serate agostane e settembrine di Sansepolcro. La sinergia fra due delle principali associazioni culturali biturgensi, con il sostegno dell'amministrazione comunale e di sponsor privati, non poteva esordire meglio. Lo ha fatto nella suggestiva piazza Garibaldi a fianco del comune, dove l'attrice e regista Caterina Casini, che ha anche curato la riduzione teatrale del celebre testo di Herman Melville nella traduzione di Cesare Pavese, ha evocato la tragica storia dell'ottocentesca caccia al mostro marino, con il fondamentale apporto di tre bravissimi musicisti. Si tratta della violinista Erika Scherl, del percussionista Luca Caponi e del clarinettista Gabriele Cohen, figlio del grande violinista Massimo Cohen, che 11 anni fa scrisse la partitura per questo spettacolo e ne fu allora uno dei protagonisti. Di grande potenza espressiva e di lucida precisione è stata la recitazione della Casini, che agiva in strettissima connessione con la modernissima musica di Cohen. Il compositore ha saputo lavorare sulla parola con eccellente senso teatrale, rendendo presenti tutti gli elementi della famosa storia attraverso una scrittura capace di rimandare alle onde fragorose, allo stridio dei gabbiani, al mugghiare del vento, allo sciacquio dei remi delle scialuppe dei balenieri. Il tutto attraverso un uso spregiudicato delle potenzialità espressive di percussioni, violino e clarinetto basso, chiamati persino a riprodurre i suoni che la voce recitante evocava con febbrile tensione. I tre solisti hanno risposto alla perfezione, così come l'attrice. Ne è uscita una partitura potente ed evocativa che ha coinvolto il pubblico in una narrazione efficacemente corredata da proiezioni video montate dalla stessa Casini e da Claudio Giglio. Scene dai due film dedicati a Moby Dick, immagini di abitanti delle profondità marine, flash del plancton oceanico ingrandito migliaia di volte, velieri che si inabissavano, vortici che inghiottivano barche e cacciatori. Tutto accompagnava questa storia violenta e sanguinosa, autentica metafora del male, della guerra e dell'aggressività. E infatti nel testo sono stati aggiunti alcuni inserti che con notevole pregnanza rimandavano ad aberranti fanatismi bellici e andavano così a creare un parallelo, anche con immagini d'attualità, con l'altrettanto violento mondo di oggi. Pochi artisti in scena per un grande spettacolo, accolto alla fine da applausi calorosissimi. Gabriele Cohen, Erika Scher, Luca Caponi.